Buonasera, benvenuti a tutti su AP Web Radio and Social TV, la radio che si guarda. Questa sera una puntata straordinaria di Fiore di Loto con Gianandrea Rizzo in collegamento da Milano. Ciao Gianandrea! Namaste, buonasera a tutti, buonasera Paolo, bentrovato. Io ho sempre una grande invidia per la tua crescita dei capelli che di settimana in settimana è esponenziale. In realtà si parla di 1,5 cm al mese, ma guarda, durante la barba, tu hai 1,5 cm alla settimana. E questo mi lascia molto perplesso. No, l'importante è perché non è mia volontà, ecco, diciamolo, non è una mia volontà, è l'universo che ha voluto questo per me. E noi ci compensiamo, come diciamo sempre, no? Io una crescita verso il basso e tu hai una crescita verso l'alto, e quindi... E allora dobbiamo fare una cosa, mi mandi una foto tua così di primo piano, io ci sovrappongo la mia e vediamo cosa esce fuori. Poi rischiamo di andare nei nuovi mostri di... Esatto. Oh! quindi diventa molto pericoloso. Com'è stata la tua settimana? Allora, la mia settimana è stata una settimana molto, da un punto di vista energetico, impegnativa, perché tra una difficoltà ed un'altra non sono riuscito a trovare un attimo per me stesso. Ma nonostante questo, il fatto di essermi impegnato a risolvere le problematiche che mi si sono presentate durante il percorso di questa settimana, alla fine mi ha lasciato una soddisfazione, come se mi fossi impegnato tutta la settimana a concentrarmi su me stesso. Non so se il concetto sono riuscito a spiegarlo, però... Direi che è perfetto. L'importante è essere soddisfatti. Qualsiasi sia poi quello che si è ottenuto, la soddisfazione è fondamentale, nutre l'autostima. E quindi questo dà energia per affrontare poi altre cose. Quindi va bene così. L'importante è essere soddisfatti. Infatti. Allora, Gianandrea, la puntata di questa sera... Sì, come vedi anche dietro questo cartellone... che abbiamo scoperto stasera poter inserire poi nello sfondo, e iniziamo con affrontare alcuni aspetti delle nostre caratteristiche, delle nostre emozioni. Abbiamo fatto la parte introduttiva giovedì scorso e nelle prossime cinque puntate affronteremo quelle che sono le emozioni più importanti che fanno parte degli aspetti della nostra esistenza e quindi ci danno l'impostazione, ci danno la bussola di quelle che sono le nostre emozioni e le nostre reazioni a quello che è la realtà che poi ci circonda. Tanto per introdurti un po' il discorso, le cinque emozioni che andremo a vedere, quella di stasera è il rifiuto, sono poi l'abbandono, il senso dell'ingiustizia, l'umiliazione e il tradimento. Ah, quindi anche una serata impegnativa. Sì. Direi di sì perché è importante dal mio punto di vista, soprattutto da operatore olistico, capire e andare a cercare queste emozioni. Perché alcuni aspetti della nostra esistenza ci impediscono di vivere serenamente. Ce ne accorgiamo tutti i giorni, no? Quando prendiamo delle decisioni, quando affrontiamo dei problemi o delle opportunità, come le chiamo io. Spesso la mancanza di gioia di vivere o addirittura la nostra rassegnazione potrebbero essere legate a una o più di queste ferite. Si parla in realtà di 5 ferite principalmente. Poi, dopo la sigla, adesso in questo... Dimmi? Non ho niente. Non stavo parlando, Gianandrea. Ok. Ah, ok, ho sentito una voce che si è inserita, va bene. E in questo pre-sigla voglio spiegare perché è importante conoscerci. Questo studio che è stato portato avanti da un'esperta di crescita personale che si chiama
Lise Bourbeau, che ha scritto anche un libro su questo argomento, mi ha aiutato e ha aiutato le persone che seguo a individuare quelle che sono delle ferite che non sono state guarite, che si sono attivate o che si sono create nella prima fase. Noi sappiamo per certo, ormai la scienza lo dà per scontato, che la maggior parte dei nostri atteggiamenti o dei nostri comportamenti riguardano la prima fase della nostra vita, quindi l'infanzia. Andiamo ancora un po' più a fondo, quindi cominciamo a considerare il fatto che un essere umano che si sta formando all'interno di un grembo riceve delle informazioni, inizia a concepire, a capire il mondo attraverso le emozioni della madre, che è protagonista principale fin dai primi momenti in cui il bambino comincia a svilupparsi. E quindi andremo a parlare anche di come vanno a formarsi queste ferite. E il grado della nostra sofferenza fisica e psicologica è un'indicazione di quanto siano profonde le nostre ferite. Ma così come capiamo qual è la ferita, possiamo capire qual è anche la modalità per risolvere queste ferite. Il processo di guarigione alle volte può sembrare molto lungo, bisogna vedere quanto è radicata questa emozione, quindi quanto tempo ci vuole per poter guarire le nostre ferite. Dobbiamo cercare soprattutto di eliminare i filtri e quindi abbattere le barriere che ci separano da queste ferite, cioè dobbiamo avere nel coraggio di vivere, dobbiamo avere la capacità di andare a incontrare queste ferite che hanno delle caratteristiche ben precise, quindi si identificano anche con una struttura fisica, si identificano anche con i chakra, di cui abbiamo parlato e parleremo ancora, si identificano anche con degli atteggiamenti, con una modalità di vestirsi, insomma, definiscono in maniera importante sia la nostra parte fisica, quindi sia la nostra biologia, che la nostra psicologia. Quindi conoscerle, capirle, individuarle ed affrontarle ci dà l'opportunità di risolverle. È importante che sappiamo che non c'è una definizione unica, nel senso che non abbiamo di queste 5 ferite una e le altre 4 ci mancano. Ci sono ferite che sono più preponderanti, ferite invece che sono più lievi e leggere, un po' come alcune sbucciature, invece alcuni tagli che hanno bisogno magari di qualche punto di sutura. Il conoscere se stessi ci dà l'opportunità di risolvere e di avere una percezione del mondo differente, ma soprattutto, ed è la cosa più importante, di relazionarci e relazionarci con noi stessi e con il mondo intorno a noi in maniera più serena. Come dicevamo l'altra volta che abbiamo fatto un'introduzione a queste 5 puntate che faremo, il riconoscere le ferite in se stessi, riconoscere magari le ferite che può avere nostro figlio o magari i nostri genitori, ci aiuta ad avere un atteggiamento più accogliente verso le persone che ci circondano. E stiamo parlando di famiglia, ma anche nei rapporti e nelle relazioni che ci sono con i nostri amici, con i nostri colleghi di lavoro, con le persone che partecipano attivamente alla nostra vita quotidiana. Quindi è importante, ed è per quello che ci tenevo molto ad affrontare con questo nuovo anno anche questi tipi di aspetti della nostra personalità, è molto importante conoscersi per poter avere una vita di base più serena e magari riuscire anche a toccare vette di felicità che in questo momento ci sono precluse proprio per il fatto che tendiamo a fuggire alla nostra, chiamiamola, parte ombra, che ci fa sempre un po' paura e che vogliamo evitare di affrontare proprio perché può recare sofferenza, ma sappiamo bene, perché la vita ce lo insegna, che una volta che le nostre ferite sono guarite rimane la traccia, rimane la cicatrice, ma tutto si rimette a posto. Quindi l'invito
è quello di stare con noi fino alla fine. Tu hai poi il polso di quelle che sono le persone che partecipano e quindi anche i messaggi che eventualmente manderanno, e io quindi invito le persone a stare con noi e, se lo desiderano, anche a fare domande riguardante l'argomento. Non esistono domande stupide, perché ogni volta che uno pone una domanda è perché ha un dubbio e che può aiutare anche altre persone. Quindi l'invito è quello di fare sempre una puntata interattiva. E tu sarai i miei occhi per quanto riguarda i messaggi e le domande. Sì, allora intanto iniziamo subito a salutare Cristina, Amalia, Annalisa, Roberta, poi c'è Elena, Adela, poi c'è Maria Luisa, Cuzzolino Rosario e tantissimi altri che si stanno collegando. Durante la diretta, Gianandrea, ti metterò i messaggi che ritengo che siano più interessanti. C'è Diego Blunda, ciao Diego! Ciao Diego, ben arrivato! Il motore di AP Web Radio. E durante, se c'è qualche messaggio interessante, lo metto in sovraimpressione, così tu avrai modo anche di poterlo leggere, eventualmente commentarlo. Fantastico. Prego. Agevoliamo la sigla a questo punto. Sigla. E rieccoci. Namaste, bentornati. Eccoci qua. Inizio con una frase. La frase è di Albert Camus, che è un scrittore, filosofo, saggista, drammaturgo, giornalista francese. È un personaggio nato al novembre del 1913 e ha lasciato il corpo al 4 gennaio del 1960. Quindi parliamo della prima parte del secolo scorso, e dice che l'uomo è la sola creatura che si rifiuta di essere ciò che è. E è una frase importante, una frase molto profonda, perché l'essere umano, più che rifiutarsi, io credo che fugga un po' da quello che è. Ci piace, all'essere umano piace stare in una sorta di area protetta, e quindi questa area protetta gli evita quelli che sono i colpi che può dare la vita. In realtà quest'area protetta è un'area statica, mentre tutto nella vita è dinamico. Noi ci dimentichiamo che il nostro corpo in questo momento sta processando milioni di attività, i nostri organi stanno funzionando, il nostro sistema nervoso sta producendo emozioni, il nostro cervello sta producendo pensieri, parole, insomma siamo in un processo evolutivo costante. La ricerca di un'area di comfort diventa molto limitante per l'essere umano. E quindi tendiamo un po' a fuggire a ciò che vorremmo e dovremmo essere e vorremmo e dovremmo diventare. I famosi sogni nel cassetto, finché rimangono nel cassetto, poi non hanno possibilità di esprimersi. E tutti noi sogniamo, sia nella realtà che nella parte onirica, nella notte, quando dormiamo.
Quindi per uscire da questo impasse che ci in qualche modo ci obbliga e ci blocca in quello che siamo, che vogliamo essere, dobbiamo iniziare a guardarci dentro e ad essere consapevoli di quello che in realtà è importante per noi, proprio per trovare la nostra strada. Come dicevamo all'inizio, e spero che tu mi senta. Sì, ti sento. Ok, anche se vedo che l'immagine si è frizzata. Come dicevamo all'inizio, all'interno del grembo materno, il piccolo essere che si sta formando riceve attraverso le emozioni della madre un insieme di impulsi che chiameremo grumi emotivi. Perché la parola grumo emotivo? Perché è un insieme di emozioni, sensazioni, percezioni e suoni che il piccolino, il piccolo essere, non riesce a elaborare. E quindi arriva come tutta una serie di impulsi che non hanno per lui un significato, non ha la conoscenza e la consapevolezza di elaborarli. Questo comincia a lavorare emozionalmente sulle sue caratteristiche, cioè sulle caratteristiche che lo guideranno nella formazione poi del carattere. Questi, alcuni di questi grumi emozionali possono diventare delle ferite, come ci siamo detti, e queste ferite delineano, crescendo, la nostra psiche e soprattutto anche il nostro corpo e il nostro fisico. Quindi possiamo trovare nei nostri atteggiamenti, anche negli atteggiamenti fisici del non verbale, possiamo trovare delle caratteristiche che ci fanno capire quali sono le nostre ferite. Una delle ferite più profonde, probabilmente è la più profonda, è quella del rifiuto. Considera che in qualche modo anche nella letteratura antica, nella filosofia antica, e lo possiamo trovare nella Bibbia, quando Adamo ed Eva vengono cacciati dal paradiso, c'è una sorta di rifiuto, vengono rifiutati. Poi, come è capitato in alcune dirette che ho fatto, la mia interpretazione di quell'atto, che è un atto d'amore, è diversa da quello che è l'interpretazione del peccato originale, senza voler però andare in contrasto con dei pensieri o con la filosofia cristiana. Questo te lo dico perché sono convinto che un Dio che non fosse soddisfatto di quello che è il comportamento di Adamo ed Eva avrebbe potuto tranquillamente disfare e rifare. E sì, quindi invece in qualche modo ha preferito donare a questi due esseri, i primi esseri, l'opportunità e la possibilità di conoscere il mondo e quindi di cominciare a costruire una ricerca di se stessi e quindi li invita in qualche modo, secondo me, ad uscire dal paradiso terrestre. Però quella è una rappresentazione di quello che è un primo rifiuto. Quindi questi due esseri vengono rifiutati. Ecco perché è la prima delle ferite, ed è la ferita forse più profonda. Si lega nella stessa maniera a quello che è il nostro primo chakra. Fra poco andremo a vederlo, che è di colore rosso, e questo è il motivo per il quale stasera poi mi sono messo di rosso vestito, proprio perché così posso interpretare meglio anche questo tipo di ferita. Ed è una ferita, pensa, che si origina dal concepimento fino al primo anno di età. Quindi è proprio la base. È una ferita che il bambino vive come un qualche cosa che avviene in esterno e spesso è un conflitto che si crea con il genitore dello stesso sesso, quindi maschio con maschio e maschio col papà e la femmina con la mamma. Si genera la convinzione
che in noi, che se anche non ci fossimo, quindi non esistessimo, sarebbe la stessa cosa. Nasce un po' da quello che sono, lo si riconosce perché sono i bambini che non sono attesi, che magari una gravidanza che arriva in attesa, che arriva magari lontano dai primi fratelli o dalle prime sorelle, quindi distanzia di molto l'età. Ti faccio un esempio: io e mio fratello abbiamo 8 anni di differenza e nel mio caso, che ho affrontato queste cose perché prima le devo conoscere e vedere se sono corrispondenti ad alcuni atteggiamenti miei, sono arrivato quando mia madre aveva perso le speranze oramai di poter avere un secondo figlio, quindi non è stato tanto un rifiuto, ma non c'è stato un concepimento consapevole alla fine. Ecco, questo è un po' il concetto della differenza di età, no? È legato al chakra della radice, come ti dicevo, e che è quello della famiglia, è quello della stabilità, è quello della capacità di possedere le cose. Quando c'è questo tipo di conflitto si cominciano a delineare, ecco qua i 7 chakra, il primo è quello rosso, poi c'è l'arancione e via via. È quello di possedere le cose, come ti dicevo, quindi c'è spesso e volentieri la difficoltà nel prendere e ottenere le cose, è profondissima. E ci fa sentire respinti in tutto il nostro essere, soprattutto nel diritto di esistere, che è un diritto che è importante per tutti quanti. Molto bella questa rappresentazione con i fiori, e poi parleremo anche più avanti di chakra, che sono molto interessanti, sono parte integrante della nostra vita, è l'energia vitale che ci dà la possibilità di essere qui, insomma, di poter capire. E si formano, visto che stiamo vedendo anche i chakra e poi quelle che ci sono intorno sono i nostri corpi sottili, si formano gradatamente, mano a mano lo vedremo, mano a mano che vedremo queste 5 ferite, a che cosa corrispondono. La persona che vive la ferita del rifiuto si sente per tutta la vita in una profonda angoscia esistenziale, e quindi questo crea un distacco da quella che è la realtà. Consideriamo sempre, perché questo è molto importante, che la realtà che viviamo quando siamo bambini è una realtà distorta. Non abbiamo, perché si formano nell'infanzia queste ferite? Perché non abbiamo gli strumenti per poter affrontare queste cose. Gli strumenti li facciamo con l'esperienza. Gli strumenti li acquisiamo con il tempo. E ci dà la possibilità poi, tempo e discernimento, ci dà la possibilità di capire come affrontare le cose. Tutto quello che avviene nell'infanzia purtroppo non ha una precedente storia. E quindi un po' la subiamo. Queste ferite ci obbligano ad assumere delle maschere e attivano queste maschere di protezione. Sono maschere dietro le quali ci nascondiamo per evitare di guardare questa ferita, quindi guardare qual è il problema, e che io chiamo sempre opportunità, perché ogni volta che individuo un problema ho la possibilità, ho l'opportunità di crescere, e come dice Plutarco giustamente, ciò che conquistiamo interiormente plasmerà la realtà esterna, proprio perché la realtà esterna è una realtà percepita attraverso i nostri sensi e la nostra esperienza. 2 persone che raccontano lo stesso episodio che hanno vissuto hanno delle percezioni diverse. La base può essere la stessa, ma l'emozione che provano è diversa. Lo si vede nelle canzoni, lo si vede nei quadri, lo si vede nei film, lo si vede nella lettura di un libro. Il libro è lo stesso, il film è lo stesso, ma la percezione, l'emozione, quello che rimane dentro di noi è diverso. Questo non significa che la realtà è giusta o sbagliata, la realtà è un concetto personale.
Per sfuggire, ecco le tre micro aree, la perinatalità, esattamente, poi non so se hai anche le altre due. E, per sfuggire l'imprinting, esattamente, albero genealogico, perfetto. Sono tre concetti che andrebbero poi approfonditi, però il concetto è proprio quello. Impariamo dai nostri genitori in una prima fase, impariamo dalle loro reazioni e poi impariamo da quello che è il mondo esterno, quindi da quello che poi andiamo ad affrontare. Quindi, tornando alle nostre maschere, come ti dicevo, la maschera ci permette di proteggerci da quello che sono gli stimoli esterni che non ci piacciono. E quindi cosa fa? Quando ho questa, adesso leggo anche poi i messaggi, quando abbiamo questo tipo di rifiuto, di ferita, cerchiamo di essere invisibili. Perché l'invisibilità ci dà la possibilità di stare nel nostro, in quello che abbiamo imparato a essere il nostro mondo, e quindi ci dà la possibilità di essere protetti. È una persona che si sente incompresa, tagliata fuori, si rifugia spesso nei sogni, quindi nella parte onirica, nel mondo astrale, o nella peggiore delle ipotesi, nelle dipendenze, perché le dipendenze gli danno la possibilità di creare un suo mondo all'interno del quale poi non vuole assolutamente nessuno. In gruppo riesce a stare in gruppo, ma si sente irrequieto. Fugge anche dalle persone che hanno degli atteggiamenti aggressivi, quindi da persone che alzano la voce, dalle persone che prepotenti, che quindi cercano ulteriormente di schiacciare la personalità di questa persona che ha la ferita del rifiuto, e quindi scappano da quello che potrebbe essere il panico o l'attacco di panico. Ne hanno una paura tremenda. Perché? Perché non riescono a gestirlo. E solitamente una persona la si riconosce perché di poche parole, è buono, è una persona buona, una persona educata, cerca di non andare in conflitto, evita proprio il conflitto e il confronto, perché nel conflitto e nel confronto dovrebbe esprimere se stesso, quindi dovrebbe tirare fuori ciò che pensa, è introspettivo, ma non esprime, perché non vuole andare sotto il riflettore, non vuole la parte da protagonista. E quindi il rifiuto, la ferita da rifiuto che ha subito, crea una reazione e fa sì che in automatico lui non partecipi e rimanga in questa condizione di rifiuto. E spesso, tanto per dare anche una definizione, sono ossessivi. Sono insoddisfatti di ciò che fanno, cioè producono, ma non riescono a trovare il loro equilibrio all'interno di quello che sono o di quello che fanno. Loredana. E mi sono perso, scusami se puoi ridarmi anche il messaggio di prima. Abbiamo queste ferite, sono importanti, perché questo vi dà, come vedete, e come è molto bello ciò che state facendo, cioè riuscite a fare un'introspezione e a riconoscervi. Maria Felice, è verissimo, io l'ho avuto con mia mamma, lei è rimasta incinta con una persona che poi non l'ha sposata, alla fine mi ha rifiutato. E purtroppo, in questo caso per esempio di Maria Felice è diventata l'oggetto del rifiuto verso un qualche cosa, che verso una speranza o un sogno distrutto di sua mamma. Una delle prime cose, visto i due messaggi che sono arrivati, è importante iniziare a ragionare sul concetto che la storia dei nostri genitori non è la nostra storia. Nel caso di Maria Felice, adesso che ho visto il messaggio, è chiaro che la reazione della madre a un evento non previsto, che l'ha ferita,
ha riportato la ferita sulla figlia, ma non è la storia della figlia, non è la nostra storia, è la storia dei nostri genitori. Il rifiuto è la storia dei nostri genitori, dell'insoddisfazione dei nostri genitori. Questo è un primo passo per cominciarci ad allontanare da quella ferita e iniziare a guarirla. Perché non ci facciamo carico di un qualcosa o di un'emozione o di una storia o di un vissuto che non è nostro. Invece il bambino spesso e volentieri diventa l'oggetto, lo strumento attraverso il quale il genitore esprime il suo disagio verso un qualcosa che è capitato. Questo è una base che troveremo in tutte le ferite. Infatti la ferita del rifiuto è una ferita che arriva dall'esterno, quindi è un qualche cosa che qualcun altro ha fatto verso di noi. Di queste ferite poi, mano a mano che le affronteremo, vedremo che una sola riguarda il rapporto con noi stessi. Le altre quattro tendiamo a responsabilizzare il mondo esterno che ci tratta male. E anche nel caso del rifiuto, anche in questo caso abbiamo una situazione dove ci sentiamo vittime di quello che avviene al di fuori di noi. Quindi ci sentiamo vittime di un presunto, chiaramente sono terminologie tecniche, di un presunto carnefice. E alle volte facciamo anche poi di conseguenza pesare queste nostre ferite sugli altri, un po' anche come valvola di sfogo. I feriti da rifiuto sono autocritici, sono sempre indecisi perché non sono soddisfatti, la loro autostima ne risente in maniera molto forte e quindi sono spesso anche accondiscendenti. Perché? Perché, come ci siamo detti prima, non vogliono entrare in contrasto. Entrare in contrasto vuol dire definire la personalità, e la definizione della personalità vuol dire far vedere che ci siamo. Se io dico la mia opinione in mezzo a un gruppo, faccio vedere che ci sono, che io esisto, che io sono. E questo colui che ha la ferita da rifiuto non vuole farlo, vuole evitarlo, proprio perché non vuole nemmeno, contrastando qualcuno, stimolare l'aggressività dall'altra parte, che non saprebbe reggere e non saprebbe gestire. Quindi colui che ha la ferita da rifiuto profonda cerca di starsene sulle sue, di stare molto tranquillo, di stare in pace, vive nel suo mondo, come ci siamo detti, che è un mondo onirico, e questa solitudine lo porta ad avere eventualmente delle dipendenze, perché sente che la vita ce l'ha su con lui, sente che non si merita la vita, non si merita la felicità, e quindi si chiude, e per chiudersi e per non soffrire cerca di trasformare le sue emozioni, e quindi di cercare come valvola di sfogo le dipendenze. Cercano di essere molto occupati, perché questo gli permette di non pensare, no? E in qualche maniera la continua occupazione gli dà la possibilità di rimanere agganciato al mondo materiale, proprio perché gli manca questa base, non è riuscito a sviluppare nella prima parte della sua... Lasciala un attimo su questa slide, perché termino il concetto. Non riesce a rimanere nel mondo, a costruire un rapporto con il mondo. Qui c'è la citazione di Stanislav Grof, anche ho studiato anche il suo libro, e quindi anche il suo caso mi ha aiutato molto, proprio perché lui dice che nella prima parte della vita, e qui dice la perinatalità, è la struttura più complessa. Proprio per quello che ci siamo detti prima, ci sono delle memorie, come dice Grof, che sono antecedenti alla nascita, e sono quei grumi emotivi, emozionali, che si vanno a formare quando il bambino comunque sente, comunque percepisce e comunque ha delle emozioni che gli arrivano dalla madre.
Infatti sarebbe la cosa più bella, sarebbe far passare questi 9 mesi in maniera serena. E 9 mesi sono tanti. 9 mesi per il bambino è proprio una vita. C'è uno stacco emotivo anche tra quello che è il grembo materno, dove è completamente protetto e accudito, e quello che poi inizia ad affrontare fuori. È una nascita a tutti gli effetti, ma quei 9 mesi, o 7 mesi per alcuni, è proprio una vita. E lì avvengono tantissimi cambiamenti. Sappiamo tutti, non ce ne rendiamo alle volte conto, che in quei 9 mesi avvengono dei processi di trasformazione enormi. C'è uno sviluppo esponenziale. C'è un movimento di cellule, di organi, di percezioni che è fantastico. All'interno di quel grembo si forma un miracolo a tutti gli effetti, e quindi tutto ciò che arriva dall'esterno viene filtrato dalla madre, ma arriva senza ombra di dubbio al bambino. Nel mondo olistico, ma non solo, il cuore è considerato il contenitore. Io lo cito sempre come contenitore di emozioni, di sensazioni, di sentimenti. Ricordiamoci che il cuore è il primo organo che si forma, poi via via si formano tutti gli altri. Quindi dal primo battito del cuore il bambino comincia a percepire. Groff fa delle riflessioni molto importanti e molto interessanti, che mi sono servite molto nella mia attività, perché questi grumi di emozioni o queste ferite che si attivano in questa, almeno nella prima parte c'è questa ferita da rifiuto, vengono poi interpretate nella crescita della persona attraverso anche delle immagini. Per esempio, lui parla di grembo cattivo quando c'è questi 9 mesi sono faticosi e pesanti per il bambino. Ci sono alcuni personaggi famosi, tipo Steven Spielberg, che prese il Nobel, l'Oscar per il film Alien. Il Rambaldi mi sembra che fu quello che disegnò il mostro. Il mostro è proprio l'espressione del grembo cattivo. Bosch, per esempio, come pittore, che andate a vederlo se vi capita, fa questi mostri un po' strani, un po' particolari, stiamo parlando del 1400, anche lui deriva da un grembo cattivo, un po' come si chiama quel regista che ha fatto Suspiria, che ha fatto quel regista italiano che ha fatto i film di orrore, di paura, non so se ti viene in mente il nome. Anche esso ha avuto un grembo cattivo, quindi hanno trasformato in arte poi alla fine Munch, un altro, il famoso urlo di Munch, ecco Bosch, con tutti questi mostri, tutte queste cose molto particolari, è pieno di figure spaventose. Sono tutti personaggi, leggendo la loro storia e la loro biografia, che hanno avuto dei grembi, quello che si chiama grembo cattivo, che Groff individua come grembo cattivo. Quindi sono riusciti poi a tirare fuori, ad affrontare questa loro ferita, tirarla fuori e trasformarla in arte. Ritornando al nostro... questo è uno è un particolare dei suoi quadri, ma i suoi quadri erano sostanzialmente sempre così. Ritornando al nostro personaggio principale, che è quello che ha la ferita emozionale del rifiuto, lo si riconosce perché è un gran lavoratore, ma è un gran lavoratore silenzioso, non ama mettersi in mostra e spesso è convinto di sbagliare, spesso è convinto di fare degli errori, quindi la sua autostima scende sempre di più, no? E io ne ho qualcuno anche che spesso mi dice: io non ho combinato niente nella vita, alla fine
non ho concluso niente. In realtà non è mai così, perché già il fatto che una persona si metta in discussione vuol dire che non ha abbassato le armi, continua comunque nella ricerca di un qualche cosa che lo soddisfi, e affrontare per esempio questa ferita gli dà la possibilità di lavorare soprattutto sull'autostima, sul suo bambino interiore. Ricordiamoci sempre, e questo sarà per tutte le ferite che andremo ad affrontare, che abbiamo una parte di noi che è il bambino interiore, e il bambino interiore vive e soffre ancora quelle ferite. Il bambino interiore ha questa traccia, non ha ancora cicatrizzato queste ferite, e quindi dedicare anche del tempo a noi, dopo vedremo come guarire queste ferite, è molto importante, perché quella parte ludica che c'è in noi, che è curiosa, che cerca il perché, che cerca le motivazioni, che cerca la logica nelle cose, ha bisogno di essere alle volte coccolato, alle volte attenzionato, ma soprattutto è importante andarlo a prendere per mano e fargli capire che tutto ciò che è del passato rimane nel passato. E spesso e volentieri, e lo ripeterò per tutte e cinque le puntate, ci facciamo carico, proprio attraverso questo bambino interiore, di storie di vita che non sono le nostre, ma che viviamo nei primi anni di vita di riflesso. Questo però va a intaccare la nostra serenità, il nostro equilibrio, la nostra felicità. Ecco perché è importante capirlo. Cosa ci dice Leo? I nostri genitori, per me e mio fratello, non ci hanno mai ostacolato, e so e percepisco molto bene quanto i 9 mesi siano stati meravigliosi. L'amore che regna tra noi è davvero meraviglioso, e forse proprio questo, per questo abbiamo scelto loro come genitori. Leo introduce un altro concetto che vedremo poi in un altro momento, che è un concetto olistico che dice che noi scegliamo i genitori con i quali incarnarci, perché poi ci devono insegnare qualche cosa. Ma questo è un altro capitolo e poi lo affronteremo poi più avanti. Loredana, io per i miei genitori non dovevo nascere. Mia mamma, quando stava andando ad abortire, ha cambiato idea proprio all'ultimo momento. Me l'hanno detto per tanto tempo. E ciò che ci dicono i genitori, per esempio l'esempio di Loredana, ciò che ci dicono i genitori e ce lo ripetono per molto tempo, rimane dentro di noi come ferita, rimane dentro di noi e come atteggiamento, e non abbiamo lo strumento per poterlo elaborare. Maria Felice, esatto, dipendi dall'amore degli altri, non avendo avuto amore in origine, esattamente. Noi cerchiamo sempre qualcuno che ci ami come non siamo stati amati. Dovremmo, e questa è la base di tutto quanto, dovremmo iniziare ad amare noi stessi, quello che siamo, perché noi siamo già tanto e tutto, dobbiamo solo capirlo. Quindi l'amare noi stessi è molto importante, al fine di poi poterci donare agli altri, non come bisogno, perché nel momento in cui io cerco l'amore degli altri è perché ho bisogno, ma come scelta. Roberta cosa dice? Quando si ha questa ferita si tende poi a cercare amore nelle altre persone. Eccolo qua. Tutte queste ferite cercano amore, cercano di essere guarite dalle altre persone. Spesso purtroppo si rimane molto delusi. Perché? Perché noi siamo legati a delle aspettative, a dei risultati. La mancanza di amore ci obbliga a cercare negli altri di essere accettati, e per essere accettati, questo è classico, lo facciamo tutti come genitori, se fai il bravo la mamma e il papà ti vogliono bene. Grazie Loredana, Dario Argento, perfetto, è proprio lui, quello che fa i film italiano, che fa i film horror. E questa ricerca di accettazione ci porta ad essere accondiscendenti, ad accettare spesso e volentieri anche dei compromessi che però ci fanno stare male. La cosa più difficile, ma abbiamo anche un'età dove dovremmo iniziare a consapevolizzare, è che le persone più importanti della nostra vita siamo noi. Non possiamo donare nulla che non abbiamo. Faccio l'esempio di una persona che mi chiede un bicchiere d'acqua, ma se io
ho la bottiglia vuota, non gli posso donare niente. Il lavoro più difficile, ma che dà, vi assicuro, soddisfazioni enormi, è quello di cercare in noi stessi l'equilibrio. L'amore, Leo ci dice, forse anche per il bene che ci esprime e si espone ogni giorno. Certo, è assolutamente vero. Dobbiamo anche capire e dobbiamo comprendere che anche i nostri genitori sono degli esseri umani, con le loro problematiche, con le loro paure, con le loro ansie, vissuti in epoche dove c'erano altre preoccupazioni, altri pensieri. E quindi il discernimento tra quello che è la nostra storia e la loro storia è molto importante. Quello che deve rimanere nei rapporti, in generale, che sia con parenti, amici, genitori, compagni, compagne, fidanzate, quello che dovrebbe rimanere è il bene che ci siamo reciprocamente dati, anche se magari le storie finiscono e finiscono con qualche sofferenza. Ma quello al quale io, nei trattamenti che vado a fare, quindi negli incontri che vado a fare, nelle tecniche d'ascolto che vado a fare, è quello di staccare l'emotività dal sentimento. Se noi abbiamo passato del tempo con qualcuno, lo abbiamo fatto perché questa persona in qualche modo ci faceva stare bene. E se riusciamo a staccarci dalle aspettative, e quindi dal dare e avere, possiamo vivere questo rapporto e i rapporti in generale in maniera molto più equilibrata e centrata. Anna Maria, mio padre fino alla sua morte ha sostenuto che non ero sua figlia. Cioè, sono ferite queste. Ho visto anche prima anche l'altro messaggio di prima l'ho intravisto. Sono ferite che per un bambino sono segni che rimangono. Ma prendo l'esempio di Anna Maria. Eccoci, Monica. Sì, anche sentirsi dire di essere nati per sbaglio si sta male. È tutto vero. C'è una tecnica molto forte che io utilizzo quando faccio le tecniche d'ascolto, ed è una tecnica di regressione che è quella del perdono. È molto difficile perdonare, ma se nel caso di Monica, come nel caso di Anna, riusciamo a capire che quella è la loro storia, che quello è il loro percorso e che noi siamo qua perché dovevamo essere qua. Perché se riusciamo a capire che siamo stati concepiti perché c'è un disegno per il quale noi dovevamo nascere, lasciamo e abbandoniamo la storia dei genitori a loro e noi riusciamo a vivere la nostra. Se no, diversamente, continuiamo a vivere la loro storia, continuiamo a vivere le loro paure, continuiamo a vivere le loro ansie e non riusciamo a vivere la nostra di vita, che è molto più importante, perché è un'esperienza unica la vita. È un'esperienza unica e gratificante, piena di miracoli quotidiani. E ti posso garantire, Paolo, qualcuno di voi la mia storia un po' la sa, che c'è una gran forza nel voler essere presenti nel mondo e nella vita. Io sono nato con un parto molto difficile, e forse me l'avrei già sentito raccontare, la prima cosa che dissero i medici, e si percepisce anche le ansie, anche se si è bambini, la prima cosa che dissero i medici è che io non sarei arrivato al giorno successivo. Ma non sono i medici, in quel caso, che hanno definito quello che doveva essere il mio destino. Quindi io ero nato con alcune problematiche che erano automatiche che portassero al decesso. Quindi io sono nato a mezzogiorno meno un quarto, hanno detto: guardi, entro sera, mi spiace, suo figlio non sopravviverà. In realtà la forza di vivere, la volontà di vivere è stata più forte di qualsiasi previsione medica.
Maria Felice, io li perdono per il loro percorso, però non li faccio entrare nel mio vivere quotidiano. Esatto, è corretto questo, perché la tua vita è la tua vita. Quindi se siamo qua, così come sono qua anch'io da un po' di decenni a questa parte, perché c'è un disegno, c'è una volontà, c'è un importante, come dire, un'importante missione di vita da svolgere, ognuno ha la sua, nei vari contesti. Perdonare Leo è un atto molto difficile, ma se lo si fa interiormente, già dalla prima volta si vanno grandi passi per l'anima. Guarda, il perdono è la tecnica più potente che io conosco ed è uno stravolgimento totale della vita. Quando si fa la tecnica, quando faccio la tecnica del perdono con i clienti, nel giro di poco escono completamente e positivamente sconvolti. Proprio perché noi, anche in queste ferite di cui stiamo parlando stasera, siamo un po' un misto di quello che sono i nostri genitori, di quelle che sono le loro storie. E i nostri genitori, così come avevi fatto vedere Paolo prima, si rifanno alla genealogia. Noi abbiamo delle ferite, dice sempre Groff, che risalgono anche a 5 generazioni fa. Quindi si va indietro tanto nel tempo, sono molto radicate queste ferite. Ma il perdono è una tecnica talmente forte, talmente potente, io la faccio con una sorta di regressione, è talmente forte, talmente potente che è capace di cambiare la vita e di sconvolgere la vita. Proprio perché si rimangono quelli che sono gli affetti, i sentimenti, ma ci si stacca dalle emozioni, che spesso e volentieri non sono nostre. Sono emozioni acquisite, sono paure, fobie, sono riflessioni che ci arrivano dai genitori. Noi spesso e volentieri entriamo in conflitto con quella parte genitoriale che riconosciamo in noi e che non riusciamo a sistemare, non riusciamo a mettere a posto, proprio perché non sappiamo da dove affrontare, come affrontare queste ferite. Per quello, come dice Leo, è difficile, perché noi andiamo per conoscenza, lo facciamo quando facciamo la strada, difficilmente azzardiamo una strada diversa, lo facciamo anche quando andiamo al supermercato, se ci cambiano la posizione dei prodotti sugli scaffali siamo nel panico, non riusciamo a trovare quello che ci interessa. Invece bisogna essere curiosi nella vita, bisogna acquisire conoscenze ed esperienza sperimentando, e la sperimentazione ci fa paura. Anna Maria, grazie a te maestro, sono riuscita a perdonare, sì lo so, e hai lasciato andare, lo so bene Anna Maria, io poi molti, molti di voi li conosco e quindi conosco i vostri percorsi, ma giustamente per rispetto nei vostri confronti non faccio mai degli esempi pratici sulle vostre esperienze, però Anna Maria per esempio è una persona che ha fatto con me la tecnica del perdono e ha lasciato andare, e la sua vita, visto che citi, la sua vita è cambiata radicalmente. Siamo andati naturalmente a guarire le sue ferite. Quindi, ritornando alla nostra ferita, mi piace comunque questa interazione, stasera li vedo particolarmente attivi, quindi vedo che a quanto pare un argomento che è interessante, che è di interesse. Che altro dire della persona, per tracciare un po' il profilo della persona che ha la ferita dal rifiuto? Dicevamo che erano perfezionisti, però hanno anche questo concetto che la felicità non duri a lungo, anzi, addirittura, che ci sia un prezzo da pagare per la felicità. Quindi il concetto, il pensiero è che tutto si paga nella vita. Se oggi sono felice è perché domani mi dovrà capitare qualche cosa. C'è questo senso esasperato della giustizia che tanto ti dà e tanto ti toglie. Però c'è una bella notizia. La felicità non ha un prezzo da pagare. L'unico prezzo, se lo vogliamo definire così, da pagare per essere felici è quello di affrontare le nostre zone ombra
e una volta affrontate e risolte, poi il cammino è molto più sereno, è molto più bello, molto più aperto, molto più facile. Il protagonista della nostra serata ha un corpo minuto, molto magro, perché tende a nascondersi, no? Tende a non essere visibile dagli altri. Alle spalle il collo molto contratti. Quanti che vengono da me mi dicono io ho la cervicale, ho le spalle, sono estremamente contratta, per cui faccio fatica a sciogliermi. Già prendere consapevolezza di questa ferita porta a livello muscolare, a livello di tono muscolare, un rilassamento. Hanno gli occhi tendenzialmente piccoli, proprio perché tendono a chiuderli per rimanere nel loro mondo onirico, hanno uno sguardo sfuggente, perché guardare negli occhi la persona con la quale sto parlando vuol dire interagire, vuol dire tirare fuori il nostro carattere. Ha una voce flebile, spenta, non sottolinea le parole, tende a farle scivolare, tende nell'ultima parte della frase a scendere di tono. Quindi alle volte non si percepiscono le ultime parole che dicono o non le dicono neanche fino in fondo per non istigare una eventuale risposta. E li riconosci, Paolo, anche perché hanno problemi di pelle, spesso hanno allergie, hanno aritmie, perché sono sempre in conflitto, il cuore è sempre in conflitto con questa cosa, hanno, alle volte hanno svenimenti, mangiano poco e quindi coltivano la paura proprio per gli attacchi di panico. Grazie Leo, è importante per me accompagnarvi, questo Leo ci conosciamo da un po' di tempo, l'accompagnarvi nella conoscenza di voi stessi è, secondo me è fondamentale. È importante perché riconoscersi ci dà la possibilità di essere presenti nel mondo. Quindi sono persone, le si può riconoscere perché stanno sempre un po', se si siedono in un ristorante, stanno in un angolo, un po' defilate, non sono mai nel tavolo centrale. Quando sono a tavola, in una tavolata, non si mettono mai a capotavola. Tendono a stare verso gli angoli, magari a mettersi vicino al capotavola perché si sentono un po' più coperti, un po' più sicuri, ma mai al centro della tavolata o a capotavola. È importante, ci tengo a risottolinearlo, che la percezione delle nostre ferite è soggettiva, quindi non corrisponde alla realtà. Siamo spesso stimati, ma non percepiamo questo apprezzamento. Invece vedo che Leo, ti ringrazio per questo apprezzamento che stai facendo. Dobbiamo imparare ad avere stima di noi stessi e quindi andare a lavorare su quello che è l'autostima e sapere che abbiamo un valore di qualsiasi natura esso sia. Mentre nella prima parte della vita cerchiamo cresciamo per imitazione, quindi i genitori sono un riferimento che tendiamo a imitare, in realtà nella seconda parte della vita dobbiamo esprimere e trovare la nostra personalità, allontanandoci da quelle che sono le personalità che hanno definito i nostri caratteri, andando a sperimentare, cercando qualche cosa che ci possa che possa definire ciò che sono i nostri intenti, ciò che sono i nostri sogni, ciò che è il nostro scopo di vita. Uno dei colori principali, sai che io faccio anche cromoterapia, uno dei colori principali che ci aiuta nella guarigione della ferita da rifiuto è il verde, che un po' ci aiuta su quasi tutte le ferite, perché è il colore del cuore. Quindi il rosso, rafforziamo quello che è rosso, che è quello del primo chakra, quello che ci tiene più radicati a terra. E lavoriamo sempre col verde, un po' su tutte le ferite che andremo a vedere, proprio perché il verde è il chakra del cuore, il chakra dell'amore. Quante persone, anche tra quelle che ci stanno seguendo, si sentono bene quando sono davanti a un prato, quando sono in mezzo a un bosco,
quando quel verde della natura con tutte le sue sfumature, il verde più scuro, il verde più chiaro delle gemme oppure del prato che sta nascendo, quanti si sentono bene, si sentono a loro agio con la natura, con i rumori della natura e col silenzio della natura. Ecco, il verde è un colore che è molto importante per il nostro equilibrio, proprio perché è il colore del quarto chakra, quello del cuore. Al cuore, alla passione, viene abbinato spesso il rosso, ma per le filosofie antiche il colore è quello, il verde è il colore che ci dà la possibilità di rimanere più in equilibrio. Quindi alle volte anche qualche cosa di verde, per esempio, vi faccio un esempio molto, molto semplice, non so se si vede, no, ok, eccolo qua, questo qui è un post-it sul quale prendo degli appunti, infatti c'è un cuore lì, come vedi, che disegno cuori, ma mi serve, come vedi ci sono delle freccette, quindi ci sono delle corrispondenze, ma per esempio questo qui sono dei post-it verdi, delle piccole cose, perché il nostro inconscio, così come percepisce immediatamente a livello olfattivo delle variazioni, anche a livello visivo, attraverso i colori, vede delle variazioni e va a lavorare sulle nostre ferite. Quindi, Paolo, siamo un po' alla definizione, quindi siamo un po' a quello che è la prima parte. Non so che ora abbiamo fatto perché ho chiacchierato tanto. Sì. Sono passati 2 giorni. No, mi sono lasciato flashare dai colori della cromoterapia che vanno cambiando. In realtà la mutazione del colore è un qualcosa di particolare, è come se avesse il passaggio da un colore all'altro, è come se generasse una serie di colori, e questa percezione diciamo mi tiene gli occhi attaccati lì al monitor, quindi diciamo sì, è stato bellissimo questa sera. Non so se magari ho esagerato con le immagini, però ho voluto sottolineare, insomma, quello che dicevi, perché mi è piaciuto particolarmente, come è piaciuto a tanti che ci stanno seguendo, come Silvia che dice: bella trasmissione oggi, grazie Silvia. Le trasmissioni di Gianandrea sono tutte bellissime sempre. Grazie Silvia. Anche Leo Garrapa dice San Raffael. San Raffael. Sì. Ha il colore verde. Sì. Oh, è okay. È uno dei quattro arcangeli. E quindi okay. No, non lo sapevo, la sua caratteristica è il colore verde. Il verde è il colore della guarigione. Della guarigione del cuore, della guarigione dei sentimenti, sì. Leo sta facendo poi un percorso, quindi è molto ferrato anche su queste cose. Ripetere sempre come un mantra: io sono amore, io sono gioia, io sono felice, e lavoreremo sull'amore per noi. Sì, assolutamente sì. C'è una piccola tecnica che io tendo sempre a ripetere, che è quella di svegliarsi. Vedi che Roberta sottolinea che verde è guarigione, assolutamente sì, confermo. È quello di svegliarsi al mattino e definire con delle frasi che iniziano per io sono, delle frasi potenzianti che cominciano a io sono amore, io sono gioia, io sono felicità. A un bambino che gli viene ripetuto sempre, sistematicamente, che è stupido, è facile che cresca stupido. Un bambino al quale viene ripetuto invece ce la puoi fare, non ti preoccupare, gli si dà forza, si va a lavorare sulla sua autostima, sarà un bambino equilibrato. Quindi anche Elena, l'arcangelo Raffaele, sì, è il colore verde, assolutamente sì. Quindi una delle prime cose per poter guarire questa ferita da rifiuto è affermare la propria presenza, non avere paura di definire, di chiedere, di essere, di partecipare, di domandare,
di definire la propria personalità, i propri pensieri e le proprie emozioni e i propri sogni soprattutto. Da un colore all'altro è segno del percorso che in questo momento la nostra anima necessita. Ricordiamoci sempre che i colori primari sono 3, mentre i colori dell'arcobaleno sono 7, i colori dei chakra sono 7 e si fondono l'uno nell'altro, non c'è definizione di colore ben strutturata, ben definita. È bello questo passaggio, l'arcobaleno ce lo insegna, no? L'arcobaleno ha i 7 colori dei chakra alla fine, ma sfumano l'uno nell'altro. Quello che dovremmo fare noi è proprio fare in modo che la nostra personalità abbia tutte queste sfumature che ci permettono di cogliere poi le sfumature che ci sono fuori, perché se noi riusciamo a sfumare i colori che ci sono dentro di noi, riusciamo anche a cogliere le sfumature che ci sono fuori da noi. E tu, che hai a che fare anche con la musica, sai molto bene, mi insegni che le note sono 7, ma non vengono mai suonate in maniera marziale, cioè quando anche le 7 note creano milioni di canzoni e di diverse sonorità, non c'è mai una nota che viene suonata, cioè distonico, dà fastidio all'orecchio se una nota viene suonata, interrotta e suonata subito l'altra. Anche la musicalità ha bisogno di sfumature, quindi una nota si fonde nell'altra e la va a completare e va a iniziare un'altra nota che quando sta terminando ne introduce un'altra. Con noi dovremmo essere armonici in questa maniera, quindi fare in maniera che le nostre emozioni non abbiano il bianco e il nero, che sono due colori principali chiaramente, ma abbiano tutta una sfumatura, e nella sfumatura la vita è molto bella, esattamente, in maniera armonica vengono suonate e hanno un continuum che è molto bello. Non si finisce mai, Loredana, non credo che finirò mai neanch'io di imparare, sono sempre con i libri in mano e sono sempre alla ricerca di cose nuove che possano arricchire. Soprattutto è importante che le applichiamo queste cose, perché sennò rimangono notizie. In realtà anche l'intento di questo programma vuole creare introspezione, non vuole essere un telegiornale dove vengono date le notizie e rimangono ferme a se stesse. Anzi, invito, molte di loro hanno la mia mail, hanno il mio numero di WhatsApp, se vogliono approfondire, anche le persone che lo vedranno magari registrato. Anzi, proprio perché ritengo che questo sia un ciclo di trasmissioni importanti che vanno a toccare proprio le ferite che abbiamo tutti, perché queste ferite ce le abbiamo tutti, invito a condividere questa puntata, perché magari qualcuno può riconoscersi e qualcuno può anche iniziare a riflettere, a dire: ah, ecco perché mi accade questo. E poi io sono sempre disponibile e aperto a tutte le riflessioni, a tutte le domande che vogliono essere fatte, che cercano una qualche risposta, non perché io abbia le risposte, ma perché magari do qualche spunto di riflessione. Le risposte ce le abbiamo dentro di noi, come dico sempre. Credo che siamo arrivati in conclusione. Che dici? Eh già. Eh sì, ci siamo. Gianandrea, grazie di questa serata. È stata una serata, anche se stanco insomma dalla giornata, però sono riuscito a mantenere il cervello acceso e ad apprendere tutto, insomma, sì, magari che ne so, il 60%, 70%, anche perché qui sono tante le cose da fare, quindi immagina di immagino. Comunque, ringrazio tutti per la partecipazione. Questa sera è stata abbastanza viva e questo significa che c'è parecchio interesse, per cui bene, bene così. Grazie a te, Gianandrea, per il tempo che dedichi ad AP Web Radio, a me, e grazie per il tempo che dedichi a tutti. Mi faccio portavoce di tutti quelli che ti seguono. Grazie. Mi piacerebbe, questo poi è quello che oramai ho preso come
missione di vita o come, come dirti, come impegno, quello di arrivare anche con queste riflessioni a più persone possibili, perché c'è proprio una ricerca, soprattutto in questo periodo, c'è una ricerca di se stessi, e in questo periodo, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono saltate fuori molte, molte, molte ferite, sono riemerse, quindi c'è sempre più bisogno di capire per stare meglio e per poter donare anche un sorriso alle persone che magari non riescono più a sorridere. Questo è quello che cerchiamo di fare. Ringrazio te che mi dai questa opportunità e che con questo sorriso anche riempi un po' questi giovedì sera. E oltre che lo schermo. Bene, bene. Ok, tocca a te mandare la sigla, prego. Vediamo allora giovedì prossimo e mi raccomando, fate i bravi e applicate soprattutto, cercate soprattutto dentro di voi l'equilibrio, la serenità, e cercate di mettervi in contatto sempre di più col vostro bambino interiore e con quello che vi può rendere felici. Cercatela la felicità, perché magari è nascosta da qualche parte, come diceva Benigni, ma c'è, è sempre presente, aspetta solamente che voi l'andiate a scoprire. Ti ringrazio ancora, ci vediamo giovedì prossimo. Namaste. Sigla.